Ciao a tutti ragazzi, bella lì, e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Final Fantasy XVI. Dunque, nell'ultimo video, sono passati 13 anni, Clive ha rincontrato Jill e soprattutto scoperto che è la dominante di Shiva, che appunto Tiamat voleva uccidere, quindi Clive è stato costretto appunto a ucciderlo. Dopodiché è stato salvato da Sid e sono stati portati qui al rifugio, insieme anche a un Torgal ormai adulto. E proseguiamo appunto da qui, ragazzi. Qui adesso ci saranno un po' di robe da fare, tra cui delle missioni secondarie che sbloccherò dopo. Abbastanza noiosette, devo dire. Cioè, veramente, quando sono arrivato qua la prima volta nella mia blind, che ho fatto queste missioni secondarie, mamma mia, che, cioè, le ho trovate abbastanza inutili. Comunque ne parleremo un po' andando avanti. Ci sono delle missioni secondarie belle, invece altre, cioè, veramente noiose, troppo noiose. Ti ringrazio. Ha funzionato. Io. Forza su, siamo arrivati. Coperte, fai in fretta. Bene, mettiamolo comodo mentre preparo nel letto. Beh, state lì impalati. Qualcuno porti dell'acqua. Vado a prendere un secchio. Tu va a vedere se a Otto serve qualcosa, eh? Sì, vado. Il secchio. Cosa? Ehi, ma io. Bene. In che cazzo di casino mi sono cacciato? Otto è un bel personaggio, secondo me, vedrete avanti. Chi sono? Portatori imperiali liberati. E tu chi sei? Merda, così non so. Pensi di trovare le scale dell'infermeria? Ci serve Taria. Su, dai! Muovi quelle chiappe! Appunto la medica che abbiamo conosciuto nello scorso video. Taria era quella che badava a Jill. Anche lei è un bel personaggio. La tua amica deve riposare. Le rimpatriate strappalacrime dovranno aspettare. Non sono qui per Jill. Ti vogliono di sotto. Dei portatori feriti hanno bisogno di cure. Perché non l'hai detto subito? Te l'ho detto. Mi faccio notare che lei non ha più il marchio. Mi pare che se non mi ricordo se l'ha tolto lei o se gliel'ha tolto il personaggio lì, non mi ricordo adesso. Cioè, se in verità hanno una specie di ustione. Sul viso. Lui si rimetterà, ma dovrò visitarli entrambi in infermeria. Ci sarà molto da fare. Spero di iniziare anche la missione principale, cioè di andare avanti oggi, vediamo. Perché adesso qua ci sono un po' di cosette da fare. Un'altra bella giornata al rifugio. Molti portatori arrivano qui in questo stato. Non è semplice liberarsi delle catene. Per molti di loro è già troppo tardi, una volta trovato il coraggio. Questi sono quelli fortunati. Mi chiamo Otto. Se hai bisogno, chiedi pure. Allora, Otto, vorrei dei rifornimenti. Ah, davvero? Allora Lady Caron laggiù sarà più che lieta di aiutarti. Bene. Ah, e grazie. Ci vediamo. Ne dubito, rimarrò poco. È così, eh? Beh, finché sarai qui con noi, considerati il benvenuto. Ci hai aiutato.
Ce lo ricorderemo. Lady Carol, ragazzi, sarà appunto la... il personaggio che ci darà le pozioni potenti, e potremo comprare anche degli accessori e delle armi da lei, poi potenziabili appunto da Blackthorn. Eccoci, tieni d'occhio i punti esclamativi, lì con i verdi, sopra le teste di alcuni PNG. Indicano che il PNG ha una missione da offrire. Un elenco delle missioni attuali e completate può essere visualizzato nella sezione dialogo al menu principale. Dopo aver accettato una missione, i relativi obiettivi appariranno nell'elenco da fare sul lato sinistro dello schermo. È possibile visualizzare gli obiettivi della storia principale e fino a 4 missioni secondarie. È possibile assegnare priorità a qualsiasi missione nella sezione diaria dal menu principale evidenziandole premendo X. Gli obiettivi delle missioni prioritarie rimarranno visualizzati nell'elenco delle cose da fare fino al completamento della missione o fino a quando non verrà data priorità a un'altra missione. Vabbè, queste robe posso anche non leggervele. Questo sì. Sono disponibili le seguenti funzioni del rifugio: 1000 tomi, un compendio in continua espansione su tutti gli aspetti di Valistea, quindi personaggi, nemici, boss, storia del mondo e così via. E come ho detto, è sì interessante, però a me leggere rompe veramente le palle, infatti ammetto di non aver letto tutto. Certo, vi fa capire meglio le cose, la lore del gioco, però io preferisco quando le storie vengono narrate solo ed esclusivamente attraverso filmati, questo è il mio gusto personale. Infatti le letture, ragazzi, non le farò tutte, anche per non annoiarvi, qualora le volete magari ve le farò tutte, però solo su richieste, e devono essere tante richieste, altrimenti è inutile che vi dico le robe. L'Orchestrion, un jukebox personale per i brani ottenuti nel corso del gioco, mai usato. Entrambi sono situati nella mensa del rifugio. Il Chocobo Grasso, e sono visualizzati sulla mappa locale, consultabile premendo il touch. Chi sono queste persone? Parliamo con Lady Caron. Mi servono provviste per il viaggio ad Ala Perduta. Otto ha detto che potresti averle. Ma come? Il nuovo arrivato pensa di poter venire a fare richieste a una povera matrona senza neanche presentarsi. Sono Clive. Bene, Clive. Mi dicono che il cane è tuo. Da quando ha seguito Sid fin qui, gli ho sempre riempito la pancia e accarezzato il collo. Immagino che ora sia compito tuo. A meno... Non si ripeterà. Grazie per esserti presa cura di lui. Quindi? Volevi comprare qualcosa? Che c'è? Pensavi che avrei regalato a Vossignoria le mie sudate merci mentre tu ti pavoneggi con le tasche piene di ghil? La vita non funziona così, ragazzo. Quindi fammi vedere un po' i soldi. Vedete che le manca l'occhio destro? Adesso non so se ce l'abbia di vetro o cosa. Comunque, avanti, questo è interessante. Capirete come ha perso quell'occhio. Ma infatti le missioni di approfondimento, le missioni secondarie di approfondimento sui personaggi non sono per niente male, però ce ne sono tante anche di noiose, ripetitive. Come ho già detto, la cosa grave è che ci sono delle missioni di trama avanti, o che non sembrano nemmeno delle missioni di trama. C'è proprio un ritmo spezzato nel gioco. Il gioco, come vi ho detto, alterna dei picchi di epicità e spettacolarità allucinante a dei picchi di noia atomica. Su quel punto di vista avrebbero decisamente potuto gestirlo meglio. Chiusa parentesi. Sia gli oggetti consumabili che l'equipaggiamento possono essere acquistati nelle botteghe sparse per Valistea. Le merci cambiano con il progredire della storia, quindi assicurati di controllare spesso. Allora, possiamo prendere la Claymore, volendo la posso subito equipaggiare. Sì, a parte che io ho solo 500 ghil. Che tra l'altro io li ho sempre chiamati ghil, vabbè. Ma... E qua potete rifornirvi di pozioni, pozioni potenti, ma con elevata probabilità non ce ne sarà bisogno. Comunque, ma sì, dai, prendiamola la Claymore. Spero proprio che sia tutto. L'equipaggio. E a questo punto, ragazzi, posso vendere la lama da fanteria imperiale, perché non mi serve più. E ringrazio per quanto t'ho dato. Ci saranno poi, ragazzi, qua, degli oggetti che si possono vendere. Vedete che c'è la dicitura usata per la creazione? Invece quelli vendibili ve lo dirà il gioco, appunto. È tutto. Oh, non hai che una manciata di ghil. Oh, adesso vuoi lui. Dopo tutto quello che ho fatto per te.
D'accordo. D'accordo, allora farò un'eccezione. Ma soltanto per questa volta. Ho la bottega piena e devo fare spazio per il prossimo carico. Grazie. Non dirlo a me. Ringrazia il tuo cane. Allora, ragazzi, facciamoci le missioni secondarie così almeno non ci pensiamo più. Ovviamente non siete obbligati a farle adesso. Pare che Otto abbia tutto sotto controllo, come sempre. E potete farle anche in un altro momento. Non credere che non ti abbia visto mettere il muso in quella pentola. Ah, una faccia nuova e nuove ma... Il Chocobo Grasso è un'attività impegnativa e siamo troppo pochi per tenerla in piedi. Posso convincerti a consegnare un paio di pasti a chi ha bisogno di sostentamento? Per il disturbo, posso offrirti il contenuto del mio baule e la mia eterna gratitudine. Mi mancano un po' il design delle casse del 10, lo adoravo, ragazzi. Vi ricordate i forzieri del 10? Questi non mi fanno impazzire. Casse di legno così, vabbè, ma è una piccolezza, giusto per dirvelo. E la ricompensa, come potete vedere, 500 gil. Non vedo perché no. Magnifico. Ed esattamente con chi ho l'onore di parlare? Clive. Lieto di conoscerti, Clive. Io sono Kenneth e mie sono le stanche spalle su cui grava il peso di questo stimato locale. Ora, ho tre clienti affamati che attendono il loro pasto. Prendi questi se vuoi, ma fa attenzione. Scottano. E ok, consegna ste cazzo di tre zuppe. Va bene, però... missioni che... Da quanto non ne vedevo. Potevano non mettere, ecco. Secondo me. Tuo pasto. Fantastico, non vedevo l'ora. Beh, sembra proprio delizioso, eh? Grazie, ragazzo. Sei nuovo, vero? Kenneth ti sta già mettendo sotto, immagino. Vecchia canaglia. Beh, ha detto che mi darà qualcosa per il disturbo. Ci mancherebbe. Non siamo più schiavi ormai. È stato un piacere, ragazzo, e continua così. Una, ne mancano due. Scorrazza in giro, Sid se ne sta rintanato. Ma bene, bene. L'agricoltura non è soltanto semi e fertilità del suolo. Il tuo pasto. Un momento, finisco una cosa. Non sarò un peso. In qualche modo sono già utile a tutti, ma forse se padroneggerò questo... Sì, d'accordo. Ma cerca di mangiare prima che si freddi. Certo. Ok, passiamo all'altro. Ti rendi conto? Neanche un goccetto col vecchio August prima di rinchiudersi nel suo solario. Ci sentiamo soli, August, eh? Tieni. Che nasone che ha. Oh, ti ringrazio. Spero di non sembrare pigro perché aspetto di essere servito come un lord. Sai, il mio vecchio padrone non è stato molto gentile con me. Mi ha lasciato mezzo zoppo, a dire il vero. Ma Sid mi ha accolto lo stesso. Beh, il rifugio è la casa che non ho mai avuto. Una gran bella casa, direi. Bene, e ora possiamo terminare la missione e ottenere la ricompensa. Consegnati, immagino. Ottimo. Erano portatori. Tutti e tre. Non schiavi agli ordini di un padrone, ma... uomini che aspettavano il cibo... Infatti, l'uguaglianza è il pilastro su cui si fonda la nostra piccola comunità. Oltre queste pareti, siamo ancora considerati schiavi. Parliamo solo se interpellati, mangiamo solo gli avanzi che ci lasciano i nostri padroni. Il pasto caldo qui
spesso è il primo che assaggiamo. Nel rifugio siamo liberi, davvero liberi, di parlare come e quando vogliamo, di mangiare quello che ci piace mangiare. Questo basta per fidarci della visione di Sid, tu non credi? Ora, ti avevo promesso qualcosa per il disturbo, no? Quello che c'è nel mio baule è a tua disposizione. Grazie, Clive. Torna a farmi vi. Cioè, è anche simbolica la missione, ok? L'importanza e, diciamo, il dono di poter mangiare un pasto caldo in questo mondo. Però, cioè, sti cazzi. Rimane comunque, secondo me, una di quelle missioni noiosette, ecco. Vabbè che si fa anche velocemente, ok? Innumerevoli dei forzieri del tesoro sono sparsi in tutto il regno, in attesa solo di essere saccheggiati. Se ne trovi uno, non esitare ad aprirlo con X per recuperare il bottino. Non preoccuparti, non ti guarda nessuno. E anche se mi avrebbe guardato, l'avrei comunque aperto. Allora, emblema del valore, che si può mettere qui, ragazzi. Aumenta le 10 la difesa, ma a questo punto lo posso anche equipaggiare. Avanti ci saranno degli accessori molto interessanti. Ah, è vero. No, non ho punti abilità. Cazzo. Il doppio balzo sul nemico l'ho già preso. Ah, facciamo anche l'altra missione secondaria, va? Al volo. Siamo già a 16 minuti, cazzo. Pare siano sfuggite ai loro padroni. Merda. Ci serve altro legname. Ma se mi allontano per prenderlo, finirà per crollare tutto. Ma sembra lo stesso doppiatore di Blackthorn, ragazzi. Oh, ehi tu! Tempismo perfetto! Saresti così gentile da portarmi del legname? Ma secondo voi è lo stesso doppiatore di Blackthorn, no? Blackthorn è molto simile comunque. Sì, nessun problema. Sembra quasi che usa un tono diverso. Grazie. Farai un grosso favore a me e al rifugio. Questo posto richiede parecchia manutenzione. Più di quanta ne possiamo fornire. Sì, mi sembri decisamente impegnato. Puoi dirlo forte. I decaduti erano abili, non fraintendermi, ma le loro creazioni non sono eterne. Per questo le pareti vanno puntellate. Non possiamo permettere che i nostri bei raccolti vengano schiacciati, non è vero? No, immagino di no. D'accordo. Chiedi da Aze il bianco. Grazie ancora. Apprezzo molto l'aiuto. No, forse non è lui, però è simile. Sembra quasi lo stesso doppiatore che usa un altro timbro di voce. Scusate. L'uomo al lavoro nel giardino mi ha chiesto un po' di legname. Ah, deve essere Jeffrey, il mastro carpentiere. Fortuna vuole che abbiamo appena tagliato del legname. Prendine pure quanto vuoi dalla pila. Grazie. Ma figurati, ti ringrazio io per l'aiuto. Ecco fatto. Farò meglio a portarlo a Jeffrey, mi pare. Ah, rieccoti. Spero non sia stato difficile trovare. È sufficiente? Andrà benissimo, grazie. Se siamo fortunati, le pareti... Beh, sembra pericoloso. Oh, non è poi così male. E decisamente è meglio delle alternative. Siamo al sicuro e al caldo. Che cosa vuoi di più? Non preoccuparti e prendi questi. Li meriti. Benvenuto tra noi. Non c'è bisogno di... Non è questione di bisogni, amico. Ora sei uno di noi. È troppo bello perché gli Arifuso sono tutti come una grande famiglia. Cioè, sono una grande famiglia. E accolgono appunto i bisognosi e tanto altro. Vedete? L'insetto Ghila, ad esempio, si può vendere per Guild. Non sto a leggere la descrizione, ragazzi, perché altrimenti, minchia, si perde troppo tempo. Adesso, prima di andare avanti, che a breve dovrò farlo,
andiamo a parlare con Arpocrates e vi svelo chi è il doppiatore di Arpocrates, per chi non lo sapesse. Dici che dovremmo dare una mano? Non sapevo che il letame avesse tanti usi. Il tuo volto non mi è familiare. Sei nuovo nel rifugio, per caso? Diciamo così. Beh, allora ti do il benvenuto. Sono Arpocrates Iperboreios. È un... un nome altisonante, lo so. Per questo qui tutti mi chiamano semplicemente Biblio, in riferimento ai... beh, ai libri che mi tengono compagnia. E che compagnia! Sono un collezionista, sai? Non di ninnoli e bijou, ma di storie. La storia e la cultura di queste isole mi hanno sempre affascinato notevolmente. Ma ahimè, i miei viaggi per il regno in cerca di nuovi racconti sono ormai finiti. Così ho deciso di condividere quello che so con chiunque voglia ascoltarmi. Forse tu vorresti ascoltarmi? E qui appunto si possono esaminare i mille tomi con le varie descrizioni. Ragazzi, il doppiatore di Arpocrates è Mario Scarabelli. Vieni a me, Onda Ener. Ragazzi, è il doppiatore del genio delle tartarughe di Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball Z e così via. E poi, se siete interessati, andate su Wikipedia e trovate tutti i personaggi che ha doppiato. Ne ha doppiati tantissimi, sia nei videogiochi, sia negli anime e anche qualche serie TV, penso. Grande doppiatore. Comunque, e qui ci dà delle informazioni aggiuntive, se facciamo chiedi di Arpocrates. Quando ero molto giovane... Ecco, qui non so perché non l'hanno tradotto tutto. Spero che la cambino sta cosa. Quando ero molto giovane vivevo oltre queste cose, ogni sera mio padre mi leggeva, no, oltre queste cose, perdonatemi, ogni sera mio padre mi leggeva l'unico libro che avevamo, la storia di Valistea di Mossi il cronista. Ero così affascinato da questo regno di miti e magia che, appena ho potuto, mi sono proposto come mozzo su una galea mercantile, affinché potessi vederlo con i miei occhi. Tuttavia, al mio arrivo... E si ferma, cioè, qua è proprio un errore, secondo me qui si sono dimenticati di tradurre. Tuttavia al mio arrivo ho trovato una terra di guerra e sofferenze, oscurata dalla piaga e dal male nei cuori degli uomini. Ciononostante ho deciso a seguire le orme di Moss e documentare gli avvenimenti, e così ho fatto, in ogni genere di luogo, in ogni possibile ruolo, finché le mie vecchie gambe hanno potuto. Fortunatamente... Sid mi ha trovato a bordo strada, per così dire, e mi ha offerto un posto qui, dove avrei potuto continuare i miei studi, pur senza viaggiare. Ok. Ho inserito alcune nuove voci, se vuoi leggerle. I mille tomi sono un compendio completo della storia di Valistea, che tratta di tutto, dai termini di base alle persone importanti, alla geografia e alla storia. Nuove informazioni vengono costantemente aggiunte man mano che Clive progredisce nella storia. Le voci passate della storia dei templi correnti possono essere consultate anche qui. Ci sono delle note che potrebbero interessarti. Hai deciso di studiare i tomi? Vedete, qui ci sono tantissime cose. Bestiario, misteri del regno, geopolitica e personaggi. Il problema è che vedete quanta roba c'è da leggere? Cioè, è troppa, veramente. Al momento non sto a leggervi tutto, perché sennò veramente le letture comunque portano via tempo. Vabbè, lui vi lo posso leggere, ad esempio questo, che vedete che è tutto aggiornato, cambia di volta in volta, no? Un portatore imperiale che ha disertato dopo essersi rifiutato di uccidere la dominante di Shiva, scegliendo invece di attaccare il proprio sergente. Mentre i crociati lo circondavano, sembra che la sua libertà sarebbe durata ben poco. Fino al tempestivo intervento di Sid, un uomo che condivide il desiderio di Clive di vedere i dominanti liberi dalle proprie catene. Insieme sono scappati nel rifugio segreto di Sid. Secondo genico dell'arciduca di Rosaria ed erede al trono del ducato, la notte dell'invasione imperiale di Porta Fenice, il trauma di vedere il padre ucciso davanti ai propri occhi increduli lo portò a perdere il controllo del suo Aegon e a incendiare il castello. Dalle fiamme sorse un secondo Aegon del fuoco, la cui furia omicida distrusse sia il castello sia la Fenice. Dopo la tragedia di Porta Fenice, Gila è stata presa prigioniera dai Sangue Ferro e tenuta sulle loro isole.
qui si è risvegliata come dominante di Shiva ed è stata costretta a divenire l'arma dei crociati nella loro invasione contro la Repubblica di Dalmechia. Leggiamo anche Benedicta, che è l'altro, come vi ho detto, personaggio che adoro. Comandante degli agenti d'élite del regno di Valud, Benedicta siede a fianco del suo signore ai tavoli di stato più importanti, come ad esempio le recenti negoziazioni con i Dalmec a Forte Zirnitra. Ma Barnabas non è l'unico uomo con cui condivide un legame speciale. Benedicta ha anche occhi e ambizioni per Hugo Kupka. Bene. Accerchiato da un battaglione di crociati del Regno di Ferro, nelle profondità della Gola di Nisa, Clive pensava di essere ormai spacciato finché Sid non è apparso e non ha portato lui e Jill nel suo rifugio sicuro, nelle Terre Morte. Leggiamo Barnabas. Gran personaggio Barnabas. Il distaccato e imperturbabile re di Volud. Pochi possono sostenere il suo sguardo severo senza battere ciglio. Leggiamo anche Thorgal. Il fedele amico di Clive, i due furono separati la notte della tragedia di Porta Fenice, ma si ricongiunsero 13 anni dopo nelle profondità della Gola di Nisa. In quegli anni Thorgal non solo è diventato un eccellente segugio, ma ha incontrato Sid, che lo ha addestrato come cane da caccia. Dopo aver ritrovato Clive, Thorgal è lieto di tornare al servizio del suo vecchio padrone. Cioè, vedete ragazzi, c'è veramente una marea di roba da leggere, cioè capite, veramente viene fuori una roba troppo 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 lunga. E già la serie sarà lunga così, quindi. Guardiana del ghiaccio, attualmente Jill Warwick ne è la dominante. Con il suo aspetto glaciale e la capacità di evocare frammenti boreali dall'etere, la comparsa di Shiva sui campi di battaglia basta a raggelare il sangue dei suoi nemici. Forse l'avevamo già letto. Ho scoperto qualcosa di utile. Cioè, siamo già a mezz'ora di video quasi, per intenderci, eh. Se mi mettevo a leggervi tutto, ci mettevo mezz'ora o 20 minuti. La pietra a rete è ora accessibile. Questo scenario di battaglia virtuale personalizzabile offre a Clive un luogo sicuro dove provare nuove abilità e allenarsi contro ogni tipo di nemico. Ulteriori opzioni saranno disponibili man mano che Clive progredirà nella storia. E appunto, se andate alla sala della virtù, vi faccio vedere proprio alla veloce veloce, proprio una roba impressa impressa. Vabbè, ve lo spiego io. Allora, innanzitutto dovete premere il touch del joystick per fare delle modifiche, ad esempio. Qui una cosa che dovete fare subito, ragazzi, è mettere l'invincibilità dei nemici, così avranno la vita infinita e potrete appunto provare le vostre combo. Ma hanno aggiunto quello, non c'era prima. Non c'erano prima i tasti lì. Ah, li avevo tolti io, non è che non c'erano. E appunto qui potete allenarvi nelle combo. Ora non posso fare molto perché ho solo un eco a mia disposizione con poche mosse oltretutto. Poi per uscire premete il touch triangolo e terminate l'addestramento. Ma bando alle ciance, andiamo avanti. Hai finito? Stai già andando via, non è vero? Mi mancherai più di tutti, Lady Caron, come sempre. Non che la cosa ti freni, giusto? Ci divertiremo. Già. A due spalle, si di una più corta e una più lunga. Bene. Faccio giusto in tempo a iniziare questa missione. Vabbè, questo vi dice sostanzialmente che appunto potete viaggiare nei luoghi precedentemente sbloccati.
Nuove località vengono sbloccate progredendo nella storia principale o scoprendo indicazioni note come obelischi. Sarà possibile appunto fare dei viaggi rapidi una volta che abbiamo sbloccato i vari obelischi. Raggiungi Gran Bosco. Così profondo e vasto è Gran Bosco, che funge da barriera difensiva tra la fascia cristallina e il Sacro Impero, mentre i suoi cittadini sconsigliano ai viandanti più temerari di esplorare la notte eterna di questa foresta. Non so neanche se faccio in tempo ad arrivare, diciamo, al primo boss qui di Gran Bosco, perché ci sarà più di un boss. Sangue mosche. Dovevamo prendere la via del cristallo. Hai dimenticato che siamo fuori legge. Vuoi alle calcagna tutti i cacciatori di taglie da qui alla Sacra Capitale? Inoltre, che male c'è a prendere una scorciatoia nella natura? Va via. Le terre morte avanzano di giorno in giorno. È un miracolo che esista ancora un luogo del genere, incluse le sanguimosche. Presto torneremo in territorio imperiale. Stai bene? Ma è stato meglio. Non l'avrei detto. Ecco Thorgal. È davvero un ottimo segugio. Abile nella caccia e coraggioso. È bello rivederti, Thorgal. Forza, non vorrei passare la notte nella foresta. È meglio di no. E d'ora in poi avremo a disposizione appunto anche Thorgal. Ecco, e qui faccio una grande premessa. Thorgal si è unito al gruppo e combatterà al fianco di Clive. Usa il direzionale sinistro per scorrere tra le scorciatoie oggetti e i comandi animali. Sono disponibili i seguenti tre comandi. Morso, cura, che vabbè ogni tanto vi cura in automatico Thorgal, e assalto, che lancia i nemici in aria e ci permette di raggiungerle appunto con la traslazione della fenice e fare una combo. Oppure c'è il morso preciso, che il suo effetto è dopo aver colpito con Clive. Ad esempio faccio il colpo fiammeggiante, la spadata. Se utilizzo il morso, Thorgal bloccherà in aria il nemico e ci permetterà appunto di usare sempre la traslazione della fenice e fare combo, ci permetterà di fare delle belle combo. Quindi le persone, perché non ha detto una persona, ma tante persone che dicono che è inutile, non hanno approfondito il combat system semplicemente. Perché se uno approfondisce il combat system non può venirmi a dire che Thorgal è inutile. Può dirmi che non è indispensabile, ma è molto utile, già il fatto che ci permette di fare combo. Chiuso parentesi. L'accessorio noto come anello della rapida assistenza elimina la necessità di impartire comandi a Thorgal. Quando questo oggetto è equipaggiato, Thorgal attacca e si cura in automatico in base alla situazione della battaglia in corso. Ti ho detto che ci saranno bestie letali? Ci saranno bestie letali? Ma un assassino addestrato può gestirlo. Mi rassicuri, grazie. Non c'è di che. Per questo è la scorciatoia. Allora, vedete, premendo a sinistra posso utilizzare Thorgal, i suoi comandi. Ovviamente vedete, adesso sto premendo su, dovete dargli l'input voi manualmente. E ora se riesco vi faccio vedere subito il morso preciso, appena ci sarà una battaglia. Forse sono affabili come Thorgal, oppure non lo so. Avete visto? E qui io posso prendere il nemico e continuare la combo. Quindi chi vi ha detto che è inutile, come già ho detto, non ha approfondito assolutamente il gameplay. Certo, non è indispensabile, però non è vero che è inutile, è una cazzata dire che è inutile Thorgal. Io ci ho fatto delle belle combo, se volete le trovate appunto nella playlist delle combo. Io ho sbagliato il tempismo. È finita!
Bene. C'è ancora un po' di strada. E questo sarà uno dei boss che affronteremo qui a Gran Bosco. In nome di Grigor, che cosa ci fa così a sud? Cerca cibo. Non ci sono più lupi a nord. È stato tra i primi luoghi di Ciclonia a cedere alla piaga. Poveraccio. Lo inviterei a prendere il tè se non temessi per il cane. Stavo controllando quanto eravamo di tempo. Cerchiamo di stargli alla larga. Anche dopo la magia si può fare il morso preciso, vedete? E qui parto con la mia combo. Lo dici soltanto adesso. Ho sbagliato il tempismo. Riprendo il comando. Come si è messi con i punti abilità? 70. No, al momento non posso prendere niente. Dovrei potenziare questo appena arrivo. No, questo è importante potenziare, la lama ardente, che una volta padroneggiata appunto ci permette di caricarla più velocemente. Quindi prossima abilità prenderò quella. Ti ringrazio. Ah, il morso preciso di Torghalt. Perdonatemi che metto un attimo in pausa. Si può utilizzare anche dopo aver utilizzato delle abilità degli Eikon, tipo combustione, un'abilità che sbloccheremo poi avanti nel corso dell'avventura. Però per capire meglio, appunto, vi invito ad andare nella playlist che ho creato con le guide alle combo su Final Fantasy XVI. Sono ovunque, eh? Secondo alcuni, un tempo oscuravano le stelle. Non gli restava che scavare sottoterra. C'è qualcosa da imparare in questo, ma non ora. Mi sa che non faccio in tempo a farvi vedere il boss, cazzo. Vabbè, lo vediamo nel prossimo video, nel caso. Occhio alla testa. Di questi ne incontrerete tanti, ragazzi. Aevis Drago. È possibile usare ondata incandescente, appunto, per mandargli indietro la magia. Ok. Devo fare il parry, non l'ho fatto. Se vi allontanate tende appunto a fare le palle di fuoco. Vai.
Quella è difficile da evitare, molto spesso me la prendo in faccia. Ce ne saranno di vari tipi di questi nemici, non è che ce n'è un tipo. Ci sono quelli che ad esempio sparano invece che una palla di fuoco, tre. Infatti è consigliabile schivare le prime due e fare il parry sulla terza. O fare il parry sulla prima, appunto, con un'onda incandescente e schivare le altre. Ci deve essere un nido. Occhi aperti. C'è anche qua sto fatto che a quanto pare di qui non si passa. Che corre così piano mi sta troppo sulle palle. Avrei messo anche in questi piccoli dungeon. Non me l'aspettavo. Di premere L3 per correre più velocemente. Vabbè che L3 fa questo, ok? O al massimo un altro tasto. Perché affidati al tuo istinto animale quando hai un vero animale al tuo fianco? Se dovessi perderti, tieni premuto L3 e affatti indicare la giusta direzione da Torgal. Almeno tu conosci i boschi. Grazie, Torgal. Bastardo. Sì, poi i nemici fuori dalla telecamera molto spesso non si vede che arriva il colpo, quindi li colpiranno, vabbè, ma non fanno un cazzo di danni, quindi. È finita. Bastardi. Ma no, perché? Ma era giusto. Era giusto il morso preciso, ma che cazzo dice? Anche prima era giusto. Ok. Siamo stati costretti. Non vuol dire che mi piaccia. No, infatti. Di qua, sì. Ah, è qua il boss. 43 minuti, ma spero mi basti il tempo, ragazzi, andiamo. Spero mi basti. Me lo ricordavo più avanti. Questo non sottovalutatelo perché non è facilissimo. Se è la prima volta che lo affrontate. Quella è affilata. Prega che lo sia. Non dovrebbe volerci troppo. La faccia della scorcia. E anche lui ha i colpi un po' rallentati, È più corta. Solo non così. Occhio veloce. Questo è bastardissimo. Se mi aiuti sarà molto più veloce. Concordo pienamente. Ta 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 ta. No, ho sbagliato. Stavolta no. Ho sbagliato.
Occhio ad andare dietro al corpo perché tende a fare le codate e non sono facilissime da schivare. Quindi cercate di stare davanti al corpo. È la cosa migliore da fare. Schivate in anticipo, Lince. Ho schivato, cazzo. Vabbè. Visuale di merda. Sono un po' vacilla. E questo è il momento per fare danni. Ora attenzione a questa fase qua. Perché adesso inizierà a rotolare. È possibile periarlo, non sono sicuro di riuscirci. Vedete? Colpendo nel momento giusto, lo stordiamo brevemente. Ma non esaltarti. No, stavolta no. Na, na, na. Troppo lento, amico. Ah, ho sbagliato. No. Vacilla, perfetto. Vai, bello. Vediamo se riesco a... Ok. Adios. Che pirla, avrei potuto sbloccare, mi sa che avevo già i punti a sufficienza per sbloccare la spada fiammeggiante, no? Che si ricarica più velocemente. Vabbè, lo sblocchiamo adesso. Ricoperte di innumerevoli cicatrici, queste scaglie raccontano una storia di supremazia e sopravvivenza, anche se ormai conclusa. Tutta roba usata per le creazioni, vedete? Ma dai! Stai indietro! Figlia! Proprio con figli, con uno schiocchio di dita! Quanto cazzo è figo! Dominante. Eh sì. È così, già. Il dominante di Ramu, ragazzi. Non per mia scelta, sai. Un intero regno pieno di giovani robusti. E Ramu sceglie di infestare proprio un vecchietto come me. Sid. Vuoi aiutare dominanti e portatori? Ma tu che ci guadagni? Che cosa ci guadagno? Ciò che ci guadagniamo tutti. Quello che vogliamo e meritiamo. A parte il nostro talento, dominanti e portatori sono uguali a chiunque altro. Lui non fa distinzioni. Evocare possenti bestie dovrebbe garantirci rispetto, ma ci ha resi degli emarginati. Veniamo usati e scartati come strumenti. Siamo umani. Perché dobbiamo morire in questo modo? Sì, capisco. Quindi stai dicendo che vuoi scatenare una guerra? Ah, mi lusinghi, ragazzo. Ma ormai non sono più una testa calda. No, voglio soltanto offrire una scelta. Un luogo in cui morire alle nostre condizioni. Sono bellissimi gli ideali di Sid, i suoi sogni, veramente fantastico.
Come già detto, grandissimo personaggio. Ma mi fermerei qui, ragazzi. Come siamo messi? 50 minuti, oddio. Potrei andare avanti anche per un pochetto. Alcuni mostri dovete sapere, questo quando li uccidete scompaiono. Questo invece no, rimane. Ti piace bello, eh? C'è un trofeo, ragazzi, di accarezzare Torgal, non mi ricordo quante volte l'ho dovuto accarezzare. Ok, andiamo avanti ancora un pezzetto, ma poco. E prima che mi dimentico. Vai. Che cosa intendi fare quando troverai quel dominante del fuoco? Tu che dici? Non mostrerò la benché minima pietà. E taglierò la lingua a chiunque vorrà farmi desistere. Va bene. La foresta è già tetra. Dicevo, prima che mi dimentico, devo sbloccare l'abilità. Facciamolo subito. Quindi prendiamo questo. Cioè, vi faccio vedere la differenza, guardate. Avete visto quanto ci ho messo? Adesso sblocchiamo l'abilità. 160 costa, 180. Guardate adesso. Cioè, è molto più veloce. E credetemi, aiuterà tantissimo, il fatto che sia più veloce. Ci permette di iniziare prima le combo. Bam. La cosa bella dei calabroni è che basta usare la traslazione della Fenice per raggiungerli quando sono in aria. Vedete? Allora, la meta è di là, quindi io vado di qua a vedere se c'è qualcosina da prendere. Ottimo, un altro scontro. Basta così. Basta così. Dai, bello. Perfetto. Anche qua adesso magari. Vabbè, le texture potevano veramente curarne meglio, ma ho già detto appunto che l'aspetto grafico, cioè anche se non zoomate, cioè non, purtroppo, Vedi quel fiume? Risalendolo arriveremo in perdonatemi, poco tempo ad Ala Perduta. In poco. Come no? come già ho detto, la grafica purtroppo in alcuni punti non è così maestosa come me la sarei aspettata, ecco, non è assolutamente un gioco next gen sotto il punto di vista lato grafico, no? Ok, che la grafica poi non è tutto, vero. Però, insomma, mi sarei aspettato un salto generazionale maggiore da Final Fantasy XV al XVI, sotto il punto di vista appunto della grafica. Cadranno come tutti gli altri. Anche questi si possono periare quando lanciano la roba velenosa. Però non è che sia leggibilissima. Di qua mi sembra per andare avanti. Sì. Bene, dovrei fare in tempo a fare questo scontro in teoria.
Mancano 5 minuti però, porca puttana. Hai perso. Vediamo se riesco a chiuderlo in 5 minuti, spero di sì. Lì era meglio che lo facevo contro di lui. Troppo lento, baby. Cazzo. Ah, ho sbagliato la schivata. No. Bene. No! Pensavo di averla andata incandescente, perdonatemi. Invece non mi si era ancora ricaricata. Stavolta no! Bene. Adios. Se ogni tanto i forzieri non si notano, magari vedete il rombettino, ma non è detto che ci facciate caso. Bene, mi fermerei qui ragazzi, perché dopo di lì ci sarà il secondo boss della zona. Beh dai, non mi aspettavo nemmeno di riuscire ad arrivare qua. Se mi fossi soffermato a leggervi tomi e così via, non avremmo fatto in tempo a arrivare fin qua. Vediamo se c'è. Ah, c'è un aggiornamento su lui. Infatti, appunto, perché adesso abbiamo scoperto che è il guardiano di Ramù. Fondatore e capo del rifugio, nel quale lui e i suoi compagni operano per liberare portatori e dominanti della schiavitù. Una vita che Sid conosce fin troppo bene, avendo sulle sue spalle il fardello di essere il dominante di Ramù, guardiano del tuono. Non combatte più per una sola nazione, ma per tutti gli abitanti di Valistea. Una vasta foresta nella parte sud-occidentale di Sambrek. Qui la fauna prospera, ma negli ultimi anni il delicato equilibrio del suo ecosistema è stato sconvolto dall'espansione della piaga, che ha causato la migrazione di molti animali. È divenuto così pericoloso che ormai ben pochi viandanti osano avventurarsi al suo interno. Coloro che albergano in sé il potere dormiente di un Aikon, sebbene appaiano e pensino in modo non diverso da qualsiasi altro uomo o donna, possono non solo lanciare incantesimi elementali senza usare cristalli, ma anche trasformarsi in bestie dalla forza sconvolgente in qualsiasi momento, qualità per la quale sono onorati, venerati e temuti in tutto il regno. Bene ragazzi, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Spero che questo video di Final Fantasy XVI vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima per continuare. Bella lì!